Buonasera ai telespettatori di Le Fonti TV e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Oggi ci occuperemo di un tema di grandissima attualità che avrà e sta avendo un forte impatto sul sistema della giustizia penale, ma non solo, perché in ballo in queste ore, in questi giorni, c'è la stessa tenuta della maggioranza, di governo. Stiamo parlando della riforma della prescrizione, che è un tema appunto di cui si sta dibattendo tantissimo, sia all'interno del governo stesso, che ancora non ha trovato un accordo definitivo sul testo da portare avanti, sia tra gli operatori del settore, in un, diciamo, un vero e proprio ring che sta coinvolgendo da un lato una parte della magistratura a favore appunto della riforma e dell'abolizione della prescrizione, e dall'altra l'avvocatura compatta che invece si schiera contro questa riforma. In pochissime parole, ecco, vediamo cosa prevede la riforma della prescrizione, che è entrata in vigore in realtà già il 1 gennaio del 2020, di quest'anno appunto, e prevede che la prescrizione venga sospesa a partire dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna, questo indipendentemente dall'innocenza o dalla colpevolezza dell'imputato. Attualmente però ci sono in ballo diversi testi di revisione di questa riforma, e la più accreditata delle quali prevede un doppio binario tra la sentenza di assoluzione e quella di condanna, prevedendo, in poche parole, appunto, che la sospensione della prescrizione sia prevista solo in caso di condanna dell'imputato. Ecco, oggi vogliamo approfondire proprio la ratio di questa riforma e tutte le sue criticità, proprio con la categoria che più l'ha criticata, sin dai suoi albori, ovvero parlo degli avvocati penalisti che chiedono appunto l'abrogazione tout court dell'impianto legislativo messo a punto dal ministro Bonafede. E lo faremo grazie al nostro ospite di oggi, a cui do il benvenuto e che ringrazio di essere qua, Grazie a che voi. è l'avvocato Daniele Ripamonti della Giunta dell'Unione delle Camere Penali. Ecco, avvocato, io le chiedo anzitutto insomma, io ho accennato un po' in parole povere, insomma, questa riforma, dietro c'è molto altro, e le chiedo di fare chiarezza su questo provvedimento e di spiegarci un po' cosa prevede, e poi analizzeremo anche le criticità a vostro avviso. Prego. Grazie. Bisogna necessariamente partire da un inquadramento di contesto dell'istituto della prescrizione, che non è esattamente qualcosa di specialistico, ma a nostro avviso corrisponde ad un diritto civile, direi addirittura naturale, della persona, del cittadino, e che in poche parole si può riassumere nel concetto per il quale lo Stato ha certamente il diritto nel perseguire la criminalità, di svolgere gli accertamenti processuali nei confronti di una persona, ma non lo può fare se non all'interno di un tempo ragionevole, perché nessuna persona può essere sottoposta a un procedimento penale che non abbia un limite di tempo e che lo tenga in ipotesi sotto accertamento per tutta la sua vita. Questo non è mai accaduto, in verità, perché fin dal codice del 1930, ma ancora prima, direi storicamente, da sempre, qualsiasi legislazione penale processuale ha sempre previsto un limite di tempo entro il quale l'accertamento della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, ma anche il diritto della parte lesa ad avere un risarcimento, debba avvenire entro un determinato termine, termine che è sempre stato fissato dalla legge, un termine che normalmente è commisurato rispetto alla gravità dell'imputazione, più tempo ovviamente per accertare reati più gravi, meno tempo per accertare reati meno gravi. Se non vengono accertati entro questo tempo massimo, scatta la cosiddetta prescrizione del reato e quindi il procedimento si ferma. Il fatto che il procedimento si fermi non va vissuto in modo, come dire, populistico o giustizialistico, come una sconfitta dello Stato, ma come affermazione del diritto dell'individuo a essere lasciato in pace dallo Stato dopo che lo Stato ha esercitato la sua potestà punitiva per un certo numero di anni, e non sono pochi, tenendo anche presente che spesso
la sola pendenza del procedimento penale costituisce per una persona un vero e proprio disastro dal punto di vista individuale, perché cambia totalmente la sua vita. È una sofferenza la sottoposizione al processo penale. E quindi occorre necessariamente, in qualsiasi paese civile è previsto, che ci sia un termine entro il quale o si arriva a un accertamento oppure lo Stato si deve fermare, perché la libertà dell'individuo è un interesse superiore a quello dello Stato di perseguire le attività criminose. Sul presupposto che nel nostro sistema costituzionale ogni imputato è presunto innocente fino a sentenza definitiva e quindi deve essere trattato bene dallo Stato come un innocente, perché fino a sentenza definitiva contraria egli lo è. E tenendo presente un altro principio, che è quello della cosiddetta ragionevole durata del processo, per cui appunto solo un termine ragionevole di durata del processo può essere sopportato dal cittadino rispetto alla potestà punitiva dello Stato. Due principi, quello della presunzione di innocenza e della ragionevole durata del processo, che non sono principi degli avvocati penalisti che protestano contro la nuova norma sulla prescrizione, ma che sono scolpiti dalla nostra Carta Costituzionale. Questo è il contesto da cui dobbiamo necessariamente partire per inquadrare questa novità legislativa, a cui noi non pensavamo nemmeno che qualcuno arrivasse mai a pensarla, dobbiamo essere sinceri, e cioè quella di dire: aboliamo l'istituto della prescrizione dopo l'accertamento di primo grado. Il fatto che si dica sia esso di colpevolezza o di innocenza è un distinguo che francamente ci convince molto poco, perché non si vede per quale ragione si potrebbe prevedere un sistema processuale deteriore per chi è stato condannato in primo grado rispetto invece a chi è stato assolto in primo grado, atteso che la Costituzione dice che entrambi rimangono identici, presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Quando è stato introdotto, si badi, con un emendamento a una norma più generale, di soppiatto, questo provvedimento di natura schiettamente, ma direi dichiaratamente populistica, noi come Unione delle Camere Penali abbiamo immediatamente sollevato il problema con tutta la forza politica che riteniamo di possedere. È stata una battaglia che stiamo conducendo ormai da più di un anno, che ha visto mese dopo mese allargarsi l'attenzione non solo degli operatori del settore, perché tutta l'Accademia è compatta a sostegno della nostra posizione, del resto sono principi generali che noi abbiamo appreso in Accademia durante i nostri studi universitari, ma gran parte della magistratura, soprattutto abbiamo visto recentemente in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, i più alti magistrati formulare delle censure durissime, forse addirittura con toni più duri di quelli che abbiamo usato noi nei confronti della cosiddetta riforma Bonafede, e poi dell'opinione pubblica e dei media, della cultura in generale. È di oggi un eccellente articolo sul Corriere di Angelo Panebianco, che ci riconosce espressamente di aver svolto un ruolo di attrazione di interesse su questo argomento. Ecco, questa direi che è l'introduzione che penso che fosse necessaria. Invece una parte, no, della magistratura su cui si sta sviluppando appunto questo scontro, che sostiene, alla base appunto di questa riforma, che siano gli avvocati, diciamo, a prolungare i processi per usufruire appunto dell'istituto della prescrizione. Sì, è vero, c'è questa parte della magistratura che sostiene questa tesi, anche una parte dei media. Direi che tra i due soggetti c'è una sinergia molto, molto funzionale. Si tratta di un falso storico, oltre che di un falso di carattere processuale, per almeno due ordini di ragioni che da sole risolvono la questione. La prima è che noi abbiamo fatto una ricerca
anche con l'indagine Eurispes sul procedimento penale, ma ce lo confermano anche le stesse fonti ministeriali, più del 70% delle prescrizioni si compiono durante la fase delle indagini preliminari, quando il difensore non è ancora comparso sulla scena processuale. Come si dice, il difensore non tocca palla. E la gran parte delle prescrizioni si genera perché dalla notizia di reato, alla formazione del fascicolo e fino alla prescrizione, gli inquirenti non fanno nulla, non fanno assolutamente nulla. E quindi questo non può essere addebitato agli avvocati penalisti. Certo, non può essere addebitato esclusivamente ai magistrati, ce ne rendiamo conto, c'è un problema di numero dei procedimenti, c'è un problema di obbligatorietà dell'azione penale, tutta una serie di questioni di carattere sistematico, ma certamente non sono le lungaggini dei difensori. Ma anche dopo, perché poi quando inizia la fase processuale c'è una norma che i magistrati dovrebbero ricordare e che evidentemente non ricordano, non in perfetta buona fede, non c'entra il ministro ovviamente, e cioè che qualsiasi tipo di rinvio effettuato a distanza della difesa sospende il corso della prescrizione, congela il termine della prescrizione. Quindi noi non siamo nemmeno in grado di come dire, creare i presupposti per un allungamento dei termini processuali. Anche in sede processuale le prescrizioni si compiono nonostante che i termini prescrizionali previgenti rispetto alla riforma Bonafede fossero tutt'altro che brevi, tutt'altro, perché noi abbiamo casi in cui la prescrizione avviene dopo 15, 20, 25, anche 30 anni. Lei pensi, una persona può essere sottoposta per 30 anni a un processo, va sotto processo quando aveva 25 anni, a 55 anni è ancora sotto processo, senza che non abbia il diritto di chiedere allo Stato di farla finita nel tenerlo sottoposto al processo. Ecco, anche in sede processuale certamente c'è una serie di ragioni che sono la maggior parte riconducibili all'eccessivo carico dell'amministrazione giudiziaria e alle scarse risorse che lo Stato riserva alla gestione dell'amministrazione giudiziaria, per cui si creano fenomeni di prescrizioni. Ma la maggior parte dei processi va a fondo, va fino a sentenza, viva Dio. Quindi, ripeto, è una norma che colpisce certamente il soggetto che si trova sottoposto a un procedimento penale, ma che non risolve assolutamente il problema della organizzazione e della celerità dell'amministrazione della giustizia. Al contrario, come dicono i magistrati più esperti, ma pure noi lo sappiamo perché siamo nelle aule processuali, il fatto di non avere più un termine prescrizionale renderà il lavoro più lento, perché non ci sarà più lo stimolo ad arrivare entro un certo termine alla conclusione del giudizio. Quindi addirittura una norma sbagliata sotto il profilo dell'economia processuale, dell'amministrazione della giustizia. Oltre che appunto potrebbe avere dei risvolti, no, dal punto di vista costituzionale, con appunto un possibile intervento poi della consulta, no, sulla legittimità di questa norma e anche poi del veicolo che dovrebbe essere utilizzato. Guardi, diciamo due cose sul punto della incostituzionalità di una norma che abolisce l'istituto della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. La prima, più semplice, è che sul punto sono intervenuti tutti, ma dico tutti, gli ex presidenti della Corte Costituzionale e unanimemente hanno pubblicamente dichiarato che si tratta di una norma che non regge dal punto di vista costituzionale, da ultimo professor Flick. Quanto al nostro convincimento, non c'è dubbio che sotto più profili questa norma confligge con la Costituzione. Abbiamo detto contro il principio di presunzione di non colpevolezza, presunzione di innocenza dell'articolo 27, ma soprattutto nei confronti del principio dell'articolo 111, e cioè della durata ragionevole del processo. Non può essere un processo ragionevole quello che ha una durata illimitata.
è di una tale semplicità, di una tale logica, che risponde non già alla cultura giuridica, ma al buonsenso comune, il fatto della inaccettabilità di una norma di questo tipo. Qualsiasi persona che, anche stimolata dal fatto che magari per un evento eclatante non si sia arrivati al giudizio, giudizio che ovviamente i media vorrebbero più spesso essere di colpevolezza, mentre l'innocenza viene vista come una sconfitta dalla giustizia, invece solo la conferma della presunzione costituzionale. Insomma, di fronte, anche di fronte a eventi di questo tipo, non si può onestamente parlare alla pancia dei cittadini, sollecitando reazioni emotive, quando poi lo stesso cittadino, semmai dovesse essere lui stesso sottoposto e provare cosa vuol dire essere ammalati e aver bisogno del medico, aver bisogno della medicina, aver bisogno dei protocolli, delle terapie, o basta solo un proprio familiare o un proprio amico e vedere che tipo di macchina è la giustizia, soprattutto una giustizia lenta, lunga, che dura tantissimi anni, che ti entra in casa, che distrugge le tue relazioni personali, i tuoi affetti, provoca la vergogna dei figli, provoca la perdita del lavoro. Insomma, il processo è in sé una pena e quindi, siccome va fatto, perché deve essere fatto, deve durare il meno possibile e comunque un tempo ragionevole. Certo, io le chiedo infine quali altre iniziative avete in cantiere, ci sarà nei prossimi giorni appunto l'inaugurazione dell'anno giudiziario degli avvocati penalisti, a inizio gennaio avete già fatto insomma diverse giornate di estensione dalle udienze. Noi abbiamo sempre collegato l'utilizzo dell'astensione delle udienze con iniziative di carattere politico e mediatico, perché astenersi dalle udienze senza far niente non ha veramente alcun senso. Certo. Da che questa giunta è stata eletta, ormai è un anno e mezzo, abbiamo fatto numerose manifestazioni, soprattutto insieme all'Accademia. E in questo modo abbiamo appunto conseguito l'obiettivo, il risultato di portare un argomento che sembrava di nicchia, essere addirittura quell'argomento che pare possa arrivare al punto di trascinare con sé le sorti del governo, cosa che non ci sorprende, perché poi è sulle battaglie civili che la politica si deve misurare, non solo sulle disposizioni di carattere economico. Noi proprio non deflettiamo di un millimetro, andiamo avanti, sicuri che stiamo combattendo una battaglia non per noi, non è di categoria, anzi, l'avvocato guadagna quando i processi vanno avanti il più lungo possibile, se invece i processi si prescrivono, lei come può immaginare, sotto il profilo biecamente parcellare, noi non abbiamo certamente un vantaggio. E settimana prossima celebreremo, come facciamo tutti gli anni, l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani a Brescia, e anche in quella sede, tra le varie iniziative di approfondimento dottrinale, che quest'anno dedicheremo in maniera particolare al sistema delle impugnazioni, che è strettamente collegato, con quello col tema della prescrizione, concluderemo la seconda giornata con un tavolo a cui parteciperanno i più importanti esponenti di tutti i gruppi parlamentari in materia di giustizia e lì chiederemo conto a chi in precedenza si era espresso in modo durissimo contro la riforma Bonafede e adesso pare orientato a transazioni un po' al ribasso pur di mantenere vivo il governo. Conteremo ovviamente sempre su chi invece si è posto fin dal primo momento al nostro fianco in questa battaglia e, come le ripeto, proseguiremo la persecuzione del nostro obiettivo che è semplicissimo. La norma cosiddetta Bonafede va abolita.
Bene, avvocato, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi comunque continueremo a seguire, insomma, questa vostra, diciamo, battaglia di E civiltà. noi vi ringraziamo. E ci aggiorniamo in itinere perché poi insomma vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, insomma. Grazie intanto per essere stato con noi di nuovo e un saluto ai nostri telespettatori.